Salve amici e amiche, benvenute nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei proporvi questo scialle a semicerchio. Come potete notare, è uno scialle a semicerchio, ha questa linea infatti parificata, in forma lineare, che viene dal il punto è chiamato abactus. Penso che si pronunci così, scusatemi erroneamente se sbaglio pronunciandolo. E io l'ho fatto anche in due versioni di colori diversi. Avrei piacere di proporvelo, sperando di farvi cosa gradita, di mostrarvi come poterlo sviluppare sin dall'inizio e senza partire da una base già pronta, proprio dall'inizio. E spero di farvi cosa gradita. È bello davanti, è bello anche dietro, quindi è un punto reversibile che si può usare in tutti i modi. Utilizzate i filati che preferite e i colori che vi piacciono di più. Io ho utilizzato questo filato che probabilmente vi avevo già proposto, ma è molto bello, 100% poliestere, bello e pratico da lavorare. Qua ci sono tutte le istruzioni per poterlo utilizzare sia con i ferri sia con l'uncinetto, lavabile, morbido, semplice, bellissimo. Quindi questo è il mio progetto di lavoro che vi vorrei proporre oggi e spero che vi piaccia. Se al lavoro terminato e finito vi è piaciuto e vi ha dato soddisfazione, io vi sarei grata, ma veramente grata, se poteste cliccare sul campanellino scritto a fianco al nome del mio canale, Nuvole di Lana. È gratuito, non pagate nulla e se ci metteste un like mi farete cosa ancora più gradita. Quindi andiamo a vedere come viene sviluppato questo punto chiamato Bactus. È un punto particolare, molto semplice, bello e estroso allo stesso tempo. Spero che vi piaccia, che sia anche un'idea nuova, un progetto nuovo lavorativo di vostro gusto e piacere. Il filato che ho utilizzato ha uno spessore numero 5, ma ho utilizzato un uncinetto numero 3. Se vorreste utilizzare filati ancora più leggeri, andate sul lino, sul cotone, sulla seta, ce ne sono diversi e svariati, e i colori che vi piacciono di più. Allora, si chiama della famiglia dei semicerchi perché si parte da qui, da qui, scendo un po' più giù, forse la telecamera lo riprende meglio. Si parte da qui. Questo è l'origine, proprio da dove si parte. Vedete come lineare, come proprio fatto in modo quasi geometrico. E poi va man mano allargandosi da una parte e dall'altra, espandendosi e aumentando di ampiezza fino a quanto voi desiderate raggiungere. Io l'ho fatto in due colori, ripeto, per dargli una vistosità, un colore diverso, un'apparenza diversa, ma potreste farlo anche in tinta unita o utilizzare tutti i colori che a voi piacciono, che preferite, che vorreste alternare più di due. La fantasia non ci manca, la creatività nemmeno. Quindi andiamo a vedere come si sviluppa questo lavoro, molto bello e particolare. Io vi faccio arrivare fino all'aumento, poi voi con la vostra creatività potreste aggiungere i colori facilmente, sapete come poterli aggiungere, o andare con una tinta unica. Allora si parte con l'inizio. L'inizio è proprio fatto di catenelle. E guardate in che modo. Allora lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catenelle, ok? Poi filo sull'uncinetto, io vado sulla penultima catenella di base che abbiamo fatto e faccio un punto alto. Poi proseguo con 1, 2, 3, 4 catenelle, filo sull'uncinetto e vado nuovamente sull'ultima catenella di base e faccio un punto alto per ottenere questa sorta di, non so come definirlo, di 8. Guardate come viene bellino, di numero 8. Facile, facile, questo è l'inizio da cui partiremo. Ok?
Vorrei essere semplice e meno noiosa possibile. Rigiro il lavoro, entro nel mio capietto e faccio una, due, tre catenelle che ricorreranno sempre perché devono dare conformità al margine lineare del nostro lavoro, questa linea qui. Poi filo sull'uncinetto, entro dentro il primo archetto e lavoro 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dentro il primo archetto. Ok? Poi proseguo, vado avanti e sul punto alto sottostante, quello centrale, ripeto un altro punto alto normale. Poi proseguo ancora nell'altro arco, nell'altro numero 8, nell'altra metà del numero 8 e faccio altri 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Dopodiché, però, badate bene, per essere linearità col nostro margine, filo sull'uncinetto e vado sull'ultima catenella di base per fare il punto alto di marginalità, chiamiamolo così, che dà marginalità al lavoro. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Guardate com'è grazioso già da qui. Rigiriamo. Forse qualcuno lo può confondere col punto virus, ma chiamato punto Bactus. Allora, proseguo e faccio una, due, tre, quattro, cinque, sei catenelle, filo sull'uncinetto e sulla base della prima catenella faccio un punto alto, realizzando una sorta di V, di V. Una catenella soltanto. E poi conto di base 1, 2, 3 maglie. Alla terza maglia lavoro 3 punti alti consecutivi, uno all'altro, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, vado dove ho fatto il punto alto centrale, qui sulla base del punto alto centrale. Faccio un altro punto alto e proseguo con una, due catenelle sulla stessa base, un altro punto alto, una, due catenelle sulla stessa base, un altro punto alto. Quindi un tris di punti alti, così. Proseguo una catenella di separazione come ho fatto dalla parte opposta anche qui in modo speculare. Salto una, due, la terza maglia di base, lavoro 3 punti alti, uno di seguito all'altro, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, vado qui nell'ultimo punto alto dove faccio un punto alto. 3 catenelle, 1, 2, 3, poi filo sull'uncinetto e sulla base del punto alto fatto a catenella, sull'ultima catenella, il punto alto di linearità, di bordo margine, così. Rigiro il mio lavoro, 1, 2, 3 catenelle, quelle che noi abbiamo definito di marginalità. Entro dentro l'archetto e lavoro altri 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una catenella di separazione e qui dove abbiamo lavorato i soli 3 punti alti al centro nel punto alto sottostante un altro punto alto.
una catenella di separazione e qui mi trovo nel trisse dei tre punti alti. Adesso qui lavorerò 7 punti alti e utilizzerò il primo e anche quello centrale, no, quello centrale dopo, per fare i 7 punti alti. Quindi per dare più compattezza al lavoro, incomincio proprio dal punto alto sottostante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dentro il primo arco. Dopodiché sul punto alto centrale un altro punto alto. Poi in modo speculare nell'altro archetto lavoro altri 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il settimo lo faccio cadere sul punto alto sottostante per dare compattezza al lavoro. Così. Poi una catenella di separazione sul terzo punto alto sottostante faccio un punto alto solitario, come di solito lo definisco io. Una catenella di separazioni qui all'interno dell'archetto, utilizzando la base del primo punto alto, lavoro altri 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi filo sull'uncinetto e sull'ultima catenella di base il punto alto di marginalità. Questo è il lavoro che abbiamo ottenuto per ora. Eccolo qua. Ora andremo a vedere come sviluppare l'aumento, e l'aumento sarà così per tutta l'ampiezza che vorreste raggiungere. Rigiro il mio lavoro, 1, 2, 3. Catenelle, una, due di separazione, poi conto, aspettate un attimo per cortesia, scusatemi un attimo, nella stessa base, un altro punto alto, una catenella di separazione, poi conto 1, 2, 3 alla terza base di sottostante, 3 punti alti. 1, 2 e 3. Spero riusciate a vedermi e sia semplice nella spiegazione, a parte qualche intoppo che ogni tanto mi capita, normale, consuetudine. Sul punto alto sottostante, che io ho chiamato solitario, realizzo una V o una V. Quindi un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. Una catenella di separazione, conto 1, 2, 3 maglie. Sulla terza maglia di base lavoro un punto alto e di conseguenza altri 2, 3 maglie alte, una di seguito all'altro. Una catenella di separazioni qui sul punto alto centrale, questo che abbiamo qui davanti, io lavorerò nuovamente un punto alto, 2 catenelle, un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. Una catenella di separazione, conto in modo speculare come dall'altra parte, 3 maglie di base, 1, 2, 3, alla terza, 3 punti alti, una di seguito all'altro, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, qui sul punto alto solitario, un'altra V o V, ovvero un punto alto, 2 catenelle, un punto alto.
una catenella di separazione, conto le maglie di base sottostanti, 1, 2, 3, alla terza lavoro 3 punti alti, uno di seguito all'altro, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, vado sull'ultimo punto alto, faccio un punto alto, 2 catenelle e un punto alto che va a cadere sull'ultima catenella di base che dà linearità al nostro lavoro. Vedete come viene lineare? Così. E abbiamo formato un'altra V. Queste V o V sono la base degli aumenti del nostro lavoro. Ora io vi faccio notare come e voi potete andare fino all'altezza che desiderate. 3 catenelle di base, dentro l'archetto 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il settimo lo faccio cadere sul punto alto sottostante per dare compattezza al mio lavoro. Una catenella di separazione, sui 3 punti alti sottostanti ne faccio uno a mezzo centrale. Faccio il punto alto solitario. Una catenella di separazione, mi ritrovo davanti l'altra V. Utilizzo il primo e l'ultimo punto alto per lavorare dentro 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il settimo sull'altro punto alto, 7. Una catenella di separazione sui 3 punti alti, centrali, su quello centrale lavoro un punto alto solitario. Vado avanti, una catenella di separazione sul tris dei 3 punti alti, lavorerò 7 punti alti in questo archetto e 7 punti alti in questo archetto, senza saltare quello centrale, perché farò l'ottavo proprio lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un punto alto sul punto alto centrale per dare linearità al nostro lavoro. Qui, come potete notare, infatti risulta sempre il punto alto nella linea guida, nella linea centrale, come io la definisco. Ora, nell'altro archetto, filo sull'uncinetto, lavoro altri 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo faccio cadere sull'ultimo punto alto di base. Una catenella di separazione fra i 3 punti alti sottostanti, in quello centrale lavoro su quello centrale un altro punto alto solitario. Una catenella di separazione, in quest'altra V faccio altri 7 punti alti utilizzando il primo e l'ultimo punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Una catenella di separazione sui 3 punti alti, sulle 3 maglie alte lavorate precedentemente, lavoro un punto alto solo in quello centrale. Una catenella di separazione, mi ritrovo davanti l'altra V e anche qui, utilizzando la prima V, lavoro 7 punti alti. Il primo punto alto, scusatemi, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Sull'ultima catenella di base lavoro il punto alto, l'ottavo, che dà marginalità al nostro lavoro.
Ecco il punto Bactus, come si sviluppa in questo modo. Non potete far altro che ripetere tutti i giri, i passaggi che ho fatto finora e potete notare che sui punti solitari vengono elaborati i levù per fare i 7 punti alti, sull'arcata dei 7 punti alti si fanno 3 maglie e 3 maglie. Un'altra V sul punto alto, 3 maglie, un'altra V sul punto alto, 3 maglie e un'altra V sulla parte laterale finale. Quindi questi sono gli aumenti che si fanno. Seguite i movimenti che ho fatto finora e raggiungete l'altezza e l'ampiezza che desiderate raggiungere e che piace a voi. Usando sempre questa modalità di fare le 3 catenelle che sostituiscono il punto alto iniziale per dare linearità al nostro lavoro. È molto semplice e facilissimo. Se volete alternare altri colori, aggiungete i colori che vi ho detto e quelli che vi piacciono di più, come io ho fatto nel mio piccolo piccolo campioncino, per dare più vistosità, perché piaccia, perché sia più vistoso, più evidente, più colorato, più estivo, oppure più autunnale in base ai colori che scegliete. Spero di essere stata semplice nella spiegazione. Io ho la pagina dei commenti, utilizzate la pagina dei commenti se volete ulteriori delucidazioni, ma penso di essere stata semplicissima nella spiegazione. Ma soprattutto mi auguro e auspico che il lavoro che vi ho presentato sia stato di vostro gusto e piacimento. Molto semplice e molto facile. Non mi piace prolungarmi, non mi piace essere noiosa e quindi vi saluto e vi lascio così. Grazie per l'attenzione che mi avete rivolto, per la pazienza, la compagnia che mi fate per me è assai importante, credetemi, assai importante. E saluto e ringrazio tutti i miei iscritti. Ciao, grazie, con affetto, veramente, vi saluto e vi ringrazio di cuore. Vi do appuntamento virtualmente per vederci e sentirci al prossimo tutorial con cose belle, facili da realizzare e originali allo stesso tempo. Quindi, siccome anche questa volta abbiamo utilizzato l'uncinetto, il mio saluto di sempre è quello in francese, en crochet. Grazie ancora, grazie di tutto, grazie di cuore, salve, ciao, al prossimo tutorial, en crochet. Ciao!